siamo a Villa Musone, Loreto, provincia di Ancona, per quanto riguarda il Giro delle Marche in rosa. Questa è la prima frazione, la seconda si svolgerà domani ad Offida, come di consuetudine, quella che chiuderà questa bella kermesse dedicata alle ragazze per quanto riguarda le donne Open, Elite e Junior. Siamo alle immagini che precedono la partenza. Si gareggerà sulla distanza di 105 km ricavato in un tracciato prima pianeggiante, poi due volte si salirà quasi verso Loreto e l'ultimo giro per arrivare a Villa Musone. Dicevamo 105 km, il direttore di corsa è Fabio De Carolis, il vice direttore di corsa Albino Stortoni, la giuria composta dal presidente Aurora Caimmi, dal giudice di arrivo Rita Carbonari, da Emanuele Senzacqua, che poi è anche il responsabile presidente dei giudici di gara delle Marche, e da Alessandra Maraschi, componente in moto. Fa caldo, sembra una giornata estiva nonostante sia oramai settembre inoltrato. Saranno veramente in tante a prendere il via in questa prima gara molto interessante. Andiamo a vedere, sono 94 le ragazze che prenderanno il via, tante le formazioni rappresentate, e tra quelle che prenderanno il via anche la junior di Corridogna, ovvero sia Eleonora Ciabocco, che proprio nella giornata di venerdì ha conquistato, diventata vice campionessa europea, e indossa oggi invece la maglia di campione, di campionessa italiana. Questo è il tracciato di gara che vi abbiamo già fatto capire com'è. Tra poco, dicevamo, prenderemo il via. Siamo all'attenzio struttura presso la parrocchia San Flaviano, da qui che ci sarà anche la riunione tecnica. Ecco la formazione della Born to Win, la formazione che organizza questa manifestazione, Boiler Parts Ambedo, formazione che vuole fare bene. Poi ci sono anche le altre ragazze che vengono rappresentate in questa gara, questa è la Willier, il team Willier Chiara Pirobon, ancora le ragazze della Born to Win, poi le altre, difficile anche a livello interpretativo quale potrà essere il tema della gara, perché la prima parte pianeggiante è più per chi caccia i traguardi volanti. L'inquadratura adesso è per Anastasia Carbonari della Born to Win, la ragazza di Montegranaro, e poi andremo a scoprire, dicevamo, anche tutte le altre ragazze che oggi prenderanno il via in questa bellissima frazione. Siamo alla riunione tecnica con il vice direttore di corsa Albino Stortoni, che sta parlando ai direttori di corsa. Questo naturalmente è Roberto Baldoni per quanto riguarda la formazione Born to Win. Tra poco ci muoveremo con le ragazze, non prima però di aver osservato un minuto di raccoglimento anche in memoria di Jennifer Fiori, la ragazza che ha pedalato in tutte quante le categorie per quanto concerne il ciclismo e che è venuta a mancare la scorsa settimana per un incidente in moto. Vediamo la presentazione delle squadre in questo momento, che si sta svolgendo poco prima della partenza. Questa, come abbiamo detto, è la Willier, Tim Willier Chiara Pierobon, Anastasia, una delle due miss che oggi sono qui proprio per questa manifestazione. Il momento in cui si presentano le squadre, questa è la Valcar che viene presentata, poi la altre formazioni che vengono presentate al pubblico. Ecco la Born to Win che viene presentata, abbiamo detto di Anastasia Carbonari, abbiamo parlato anche, anzi parliamo adesso anche di un'altra ragazza di Montegranaro, Giorgia Simoni, e tra queste c'è anche per quanto riguarda le Marche, le rappresentanti della nostra regione, anche Alice Palazzi, ancora Anastasia Carbonari inquadrata. Ecco le squadre che vengono presentate al pubblico, ed ecco che arriva Eleonora Ciabocco, reduce proprio il giorno prima di questa manifestazione della gara per quanto riguarda gli europei, dove è giunta al secondo posto. Ancora la Cadrago Sacco, la Finotti adesso per quanto riguarda le squadre, ed eccola Eleonora Ciabocco che viene presentata con la maglia tricolore di campionessa italiana, da ieri anche vice campionessa d'Europa. Eleonora Ciabocco che oggi è voluta esserci nonostante lo sforzo profuso ieri, esserci in questa bella manifestazione, non è voluta mancare in pratica insieme alle sue compagne di squadra. L'inquadratura per una ciclista che pratica il ciclismo come Laura Vagheggi per puro senso sportivo e per stare meglio. Ecco gli 11 giri, cartello che indica 11 giri. Eleonora Ciabocco nella prima parte del gruppo, pronta per la partenza. Arriva il giudice, presidente di giuria
Aurora Caimmi. Andiamo adesso con il minuto di raccoglimento a ricordo di Jennifer Fiori, la ragazza venuta a mancare per un incidente in moto, ragazza marchigiana che ha militato con tante squadre marchigiane, è stata anche professionista, aveva smesso ma aveva sempre tempo e trovava sempre tempo per andare in bici. Finito il minuto di raccoglimento, tra poco partiamo, dunque pianeggianti i primi 8 giri. Ecco la bandierina a scacchi che viene abbassata in questo momento dall'assessore allo sport del comune di Loreto. Abbassata la bandierina a scacchi, si parte, siamo subito in gara in questo momento. Vedremo chi guadagnerà la prima maglia rosa, ma ci sono in palio anche la maglia bianca per la miglior giovane, la maglia blu per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna. L'inquadratura intanto è per Gaetano Gazzoli e Laura Hoffman, team Radio Informazioni, e poi c'è anche la maglia verde, quella relativa ai traguardi volanti che sono posti al terzo, al quinto e al settimo giro. Nelle prime posizioni abbiamo visto Eleonora Ciabocco per quanto riguarda il gruppo che occupa tutta quanta la serie stradale. Siamo a 10 giri dalla fine, percorso del primo giro, gruppo compatto, nulla da segnalare. Siamo sul traguardo dove c'è una scivolata di una ragazza del team Corridonia che rimane a terra, l'altra invece che è scivolata riesce a recuperare la sua bici e a ripartire. Rotonda in questo momento con il gruppo compatto, bella immagine questa di Mauro Mancini che è in moto, l'operatore di ripresa. Ora vediamo la coda del gruppo con Eleonora Ciabocco e con le altre. Eleonora si sposta adesso sulla sinistra, mentre l'inquadratura adesso per il dorsale 164 si trattava di Asia Ranucci della Ziraf Guerciotti. Siamo sempre nella coda del gruppo, proviamo a risalire il gruppo stesso, gruppo compatto in questo momento dopo il primo giro che non ha sortito effetto, 10 km e 400 metri di gara già percorsi. Gruppo compatto, per il momento non si registrano azioni degne di nota. Vedremo se cammin facendo il gruppo si sgretolerà anche ai passaggi dei traguardi volanti che sono molto importanti. Si volta in questo momento a destra con il gruppo compatto in questa prima tappa del Giro delle Marche in rosa qui a Villa Musone, qui a Loreto, per l'organizzazione da parte della Born to Win, che insieme alla Scaofida, società ciclomotori Ofida, del presidente Gianni Spaccasassi. Mentre siamo a 9 giri dal termine, viene affiancata dalla moto di Gaetano Gazzoli e Laura Hoffman e Eleonora Ciabocco nelle retrovie del gruppo, la vice campionessa europea nonché campionessa italiana juniores cerca la sua ammiraglia in questo momento. Vediamo se l'ammiraglia arriva. Nel frattempo risaliamo con la nostra telecamera nella pancia prima del gruppo, poi ci portiamo avanti dove c'è un tentativo d'attacco. Vediamo una ragazza prova a fuoriuscire dal gruppo in questo momento, vediamo di chi si tratta. È il dorsale 72 che prova a fuoriuscire dal gruppo. Arriva una ragazza della Born to Win, sono in due, guadagnano qualche metro. Dorsale 72 si tratta. Tra poco andremo anche a verificare se abbiamo visto bene. Il gruppo si allunga su questo tentativo d'attacco, però per il momento nulla da segnalare. Il gruppo rimane sempre compatto, ora c'è un tentativo per cercare di portare via la fuga, ma il gruppo è sempre lì pronto a tamponare ogni eventuale tentativo di fuga. Attendiamo il primo traguardo volante di giornata per fare il punto della situazione e da lì scopriremo naturalmente quello che sarà. Era Battisti che era andata in fuga della Breganza Millennium, su di lei si era portata Alice Palazzi della Born to Win, poi è arrivata anche il numero 20 di Cisamolo Junior Team. Nulla di fatto, non si è concretizzato l'attacco, il gruppo rimane sempre compatto. Adesso si allunga ulteriormente il gruppo delle pretendenti alla maglia rosa, ma anche le altre maglie, come abbiamo detto in precedenza, in questa frazione che misura 105 km. La prima parte abbiamo detto completamente pianeggiante, poi arriverà una seconda con due ascese interessanti dove ci sono posti i Gran Premi della Montagna al terzultimo, al penultimo giro, e poi l'ultimo giro di 10 km e 200 metri che porterà le ragazze sull'arrivo di Villa Musone. Gruppo in questo momento allungato, siamo a 8 giri dal termine. I motociclisti salutano le nostre telecamere, non è successo nulla fino a questo momento. Vediamo se abbiamo il primo traguardo volante di giornata, sarebbe interessante vedere la volata, dalla volata potrebbe nascere anche qualcosa di importante. Siamo adesso a 7 giri dalla fine, allora vediamo il ragguaglio noi. Il primo traguardo volante di giornata è stato vinto dalla francese Vigie Margaux della Valcar davanti a Sgrisleri, la ragazza numero
6 della Born to Win, terzo posto per Tonelli, dorsale numero 15. Questo è il responso del primo traguardo volante di giornata di Gilles Margaux. Dunque l'atleta francese della Valcar ha vinto davanti a Sgrisleri e a Tonelli. Siamo ancora nella pancia del gruppo. In questo frangente di gara siamo sempre nel primo tratto pianeggiante che misura 10 km e 400 metri, nulla da segnalare, gruppo compatto però molto molto allungato, segno anche di una buona velocità. In testa vediamo le ragazze che stanno svolgendo il loro compito per cercare di portare in avanti quelle che sono le loro capitane. Ora c'è un tentativo di affondo sempre in testa al gruppo, ma nulla di fatto, il gruppo è sempre lì pronto a rimontare. Siamo adesso a 6 giri dal termine, quindi sono stati percorsi 5 giri in questo momento. Attendiamo il secondo traguardo volante per fare il punto della situazione, ma il gruppo è sempre lì compatto, ben assestato, pronto ad essere importante in ogni elemento. Attendiamo dunque il secondo traguardo volante di giornata. Se abbiamo le immagini, c'è stato un tentativo prima dell'attacco di Gaia Segato della Breganza Millennium, nulla di fatto. Vedremo se ci sono le immagini per quanto riguarda il secondo passaggio, non nel secondo passaggio ma il quinto passaggio. Intanto va l'attacco Anastasia Carbonari della Born to Win, la formazione di casa, G20 Boiler Parts Ambedo. Se ne va Anastasia Carbonari, prova a fare la differenza la ciclista di Montegranaro. Dietro arriva un'altra ragazza, vediamo cosa succede, se riesce a rientrare su Anastasia Carbonari. Il gruppo è lì pronto a tamponare. Intanto è passato anche il secondo traguardo volante vinto da Vigin Margaux, davanti sempre alla Sgrilleri, terzo posto per Cavallini. Dunque la francese ha vinto i due traguardi volanti. Ancora le immagini su Anastasia Carbonari, che ha la comando in questo momento, a 10 secondi di vantaggio sul gruppo, la portacolori della Born to Win. Ecco il gruppo in questo momento è inquadrato, vediamo se durerà l'attacco di Anastasia Carbonari o se il gruppo riuscirà a tornare su quella che è la battistrada momentanea della corsa. Attacco proposto poco dopo il passaggio del secondo traguardo volante, l'attacco di Anastasia Carbonari. Torniamo in coda alla gruppo che nel frattempo si è ricompattato. Siamo a 5 giri dal termine, 6 giri percorsi, siamo sempre nel tratto pianeggiante, sono 8 giri pianeggianti. Vediamo davanti che ci sono scatti e controscatti. Ora c'è il tentativo da parte del dorsale 34, Tatiana Chili, prova a fuoriuscire dal gruppo della Mendelspeck, poi arriva un altro trenino dietro alle sue spalle, gruppo che si allunga notevolmente sotto questo tentativo d'attacco. Vediamo la Valcar nelle prime posizioni, siamo sulla testa della corsa adesso con il gruppo che è sempre lì, dorsale 108 al comando. Si tratta di Martina Sanfilippo della VO2 Team Pink, si forma adesso un quintetto al comando. In questa fase si forma un quintetto, l'inquadratura per l'organizzatore Roberto Baldoni in moto insieme a Simone Gazzoli, si forma un quintetto al comando. Vediamo con il dorsale 24 Giulia Giuliani, siamo a 4 giri dalla fine, 4 al comando, erano in 5 poc'anzi, vediamo un po' se abbiamo sbagliato, le contiamo. Questo è il gruppo alle spalle della fuga. Andiamo subito a verificare tra poco qual è la situazione. Abbiamo visto Giuliani, l'abruzzese, dorsale 24 e portacolori della GB Junior Team ASD, una delle più attive quest'oggi. Vediamo il gruppo adesso pilotato dalla dorsale 143 Beatrice Trento, e poi il gruppo tutto in fila indiana. Qui siamo sul dorsale 32, vediamo se riusciamo a vedere bene il numero, e qui siamo sulla testa della corsa, c'è anche un atleta della Born to Win. E allora vediamo Giuliani davanti, poi con il numero 54 è la Stannard, l'australiana Elizabeth Stannard, poi con il numero 9 Palazzi, la marchigiana, la pesarese della Born to Win, e poi c'è anche la Sanfilippo, dorsale 108 per la Sanfilippo, che si è aggregata a questa fuga che prima era di 5 unità, manca la quinta in questo momento, la quinta che era in fuga con queste ragazze, la quinta era la Lugli della Mendelspeck,
che però ha perso le ruote. Quattro atlete al comando: Giuliani, Palazzi, Stannard e Sanfilippo. Si inizia a salire, prima ascesa importante con le quattro al comando. Vediamo al GPM, poi andremo anche a fare un rilevamento cronometrico per quanto riguarda le ragazze al comando. Vediamo molto attiva la Palazzi, poi anche l'australiana Elizabeth Stannard, poi Giuliani e poi vediamo anche con il dorsale 108 Sanfilippo. Si è scollinati in questo istante, attendiamo il passaggio del gruppo per fare la verifica tempi. Il vantaggio è buono per quanto riguarda le atlete al comando, che voltano ancora una volta. Vantaggio che viene segnalato in 58 secondi per Giuliani, Palazzi, Stannard e Sanfilippo. Saliamo ancora, distacco che aumenta ad un minuto in questo istante, ci informano da Radio Informazioni, ed è Palazzi a fare l'andatura, l'atleta pesarese davanti a Sanfilippo. Si mantiene in ultima posizione adesso la Stannard e poi c'è anche la Giuliani, abbiamo detto Giulia Giuliani, verso il Gran Premio della Montagna. Il vantaggio aumenta, siamo adesso a un primo e 8 secondi per le quattro atlete al comando nei confronti del gruppo che hanno aumentato il loro vantaggio. Voltiamo in questo momento, finisce il GPM in questo momento per le quattro al comando, il passaggio al GPM con le atlete, con Giuliani, Palazzi, Stannard e Sanfilippo nell'ordine, il transito proprio al primo GPM di giornata con Giulia Giuliani, l'atleta pescarese che sta andando davvero molto molto bene in questo momento. Siamo a due giri dal termine, questo è il gruppo che accusa oltre un minuto di ritardo rispetto alle ragazze che sono in fuga. Per quanto riguarda Giulia Giuliani, quest'anno è arrivata una vittoria in Veneto il 1° d'agosto, giorno da ricordare per lo sport italiano, con le medaglie d'oro a Tokyo di Jacobs e Tamberi a distanza una dall'altra di 10 minuti. È stato un evento eccezionale non solo per l'atletica ma per tutto lo sport italiano. Mentre la Stannard, che è tornata a correre in Italia, è stata campionessa di Oceania nel 2014 categoria juniores, sia in linea che a cronometro. Poi abbiamo parlato della Sanfilippo, la giovane junior, e della Palazzi, la pesarese in forza alla Born to Win. Torniamo a salire per il secondo Gran Premio della Montagna, il primo se l'ha giudicato Giuliani, si lotta qui per la maglia azzurra, la maglia blu. Vediamo davanti ancora Palazzi a fare l'andatura, Stannard, Giuliani e Sanfilippo che si mantiene in ultima posizione. Siamo per scollinare per la seconda volta, secondo Gran Premio della Montagna con Giuliani che si impone davanti a Stannard, Sanfilippo e Palazzi. Questo è il passaggio al secondo Gran Premio della Montagna. Tra poco abbandoneremo quello che è il tratto più impegnativo, ci rituffaremo nel circuito finale di 10 km e qualche metro con le quattro atlete al comando che al Gran Premio della Montagna, prima del Gran Premio della Montagna, ecco, è passato anche il gruppo, hanno un vantaggio di un primo e 20 secondi. Questa è la situazione per le quattro, il gruppo sembra aver mollato nell'occasione, gruppo che sta scendendo adesso dopo aver superato il Gran Premio della Montagna. Gruppo sempre che prova a rientrare, qui torniamo sulle quattro al comando che imboccano tra poco quello che è il circuito conclusivo. Si è formato un drappello alle spalle delle quattro al comando che viaggia adesso a 50 secondi, mentre il grosso del gruppo è segnalato ad un primo e 20 secondi. Sanfilippo a fare l'andatura adesso, dorsale 108 per lei, eccola qui inquadrata dalle nostre telecamere, chiede il cambio, arriva Stannard, poi arriva Palazzi, ancora Sanfilippo. Si danno i cambi regolari e tra poco assisteremo alla volata conclusiva che decreterà il successo per quanto riguarda questa prima frazione del Giro delle Marche in rosa. Vediamo le atlete che stanno per imboccare il rettilineo conclusivo, parte la volata, attenzione Sanfilippo davanti in questo momento, poi la Stannard, la Giuliani sulla sua ruota, arriva anche Palazzi, parte la volata da lontano,
Partita alla volata, si toglie in pratica dalla volata da San Filippo, vince Giulia Giuliani davanti a Elisabeth Stannard, terzo posto per Alice Palazzi, quarto posto per il dorsale 108 Martina San Filippo, che diventa leader con la maglia bianca della speciale classifica per le più giovani. Questo è il gruppo regolato in volata da Magri, che giunge a un primo e 4 secondi. Dunque l'abruzzese Giulia Giuliani, GB Junior Team ASD, conquista la prima tappa del Giro delle Marche in rosa davanti ad Elisabeth Stannard, l'australiana della Valcar Travel Service, terzo posto per Alice Palazzi, Bortwin G20 Boiler Parts Ambedo, poi arriva al quarto posto e conquista la maglia bianca Martina Sanfilippo ASD V2 Team Pink. Queste le prime quattro. Magri poi, che arriva quinta, regola il gruppo. Dunque si ripartirà con Giulia Giuliani in maglia rosa e anche in anche in possesso della maglia blu del Gran Premio della Montagna, maglia verde tra guardi volanti per Margot Vigy, maglia bianca per Martina Sanfilippo, e dunque le quattro maglie già assegnate. Vi lasciamo adesso alle interviste, alle protagoniste, agli organizzatori, agli ospiti. Giulia Giuliani vince la prima tappa del Giro delle Marche in rosa qui a Villa Musone. Raccontaci, eravate partite in 5, siete rimaste in 4, poi la volata è stata inevitabile, siete stati bravi anche a reggere il ritorno del gruppo in salita. Sì, è stato difficile perché avevamo sempre la motostaffetta che diceva il tempo, ma oscillava tanto dai 50 secondi ai minuti e 20, a 1 minuto e 20, e quindi era sempre, diciamo, una fuga al cardiopalma, e siamo riusciti ad arrivare, ho fatto la volata, ho dato tutto e sono riuscita a vincere. Ecco, raccontaci la volata di testa, la tua. Ero in quarta posizione all'inizio, poi mi sono messa in terza posizione, ho visto che ne avevo di più, ai 150 ho avuto l'urlo della mia squadra, sono partita, ho dato tutto e sono riuscita a vincere. Secondo successo stagionale dopo quello ottenuto il 1° agosto in Veneto. Sì, emozionanti tutte e due, speriamo di farne altri. Adesso vestirai la maglia rosa, pronta a difenderla domani d'offida. Sì, certamente, un ringraziamento particolare alla squadra, ai direttori sportivi, agli organizzatori di questa gara e a tutte le mie compagne che veramente sono state speciali oggi. Elisabeth Stannard, seconda classificata quest'oggi qui a Villa Musone. Allora, gara importante, siete andate via in 5, poi siete rimaste in 4 e siete state brave in salita a rintuzzare quello che è stato l'attacco da parte del gruppo. Una gara nell'ultimo anno, perché in Australia non ha gareggiato, è la sua prima gara per il team Valcar e quindi è contenta del suo risultato, di quello che ha fatto. Raccontaci anche la volata, lo sprint. Ok, ha detto che era prima quando è uscita dalla curva, ma non è poi riuscita a tenere la posizione fino alla fine. Sei soddisfatta, contenta, pronta domani a dare battaglia per conquistare la maglia rosa? Sì, ha detto che ritorna a gareggiare con il suo team e cercare di riprendere, di fare il meglio. Alice Palazzi, terza classificata quest'oggi qui a Villa Musone in questa prima tappa del Giro delle Marche in rosa. Raccontaci innanzitutto la volata. Ah, la volata non è il mio forte, quindi io sono partita ultima e sono rimasta ultima. Quindi no, sei arrivata terza, no? Terza, perché l'altra ha smesso di pedalare, non per merito mio, però dai, ho dato tutto e di più non ne avevo. Siete andati in fuga in 5, siete rimaste in 4, brave nel tratto in salita a rintuzzare quello che era il tentativo del gruppo di rientrare. Sì, siamo andate regolare tutte e due le salite, abbiamo fatto un ritmo costante che ci ha permesso comunque di mantenere il vantaggio, e diciamo questo è stato il punto decisivo che probabilmente ci ha permesso di comunque arrivare all'arrivo. Sei soddisfatta, contenta, oppure ti aspettavi qualcosa in più? Sono soddisfatta perché questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi e piano piano diciamo che sto tornando in me, quindi sono molto contenta. E domani offida? Sì, a tutta. Cristian Anticaglia, assessore allo sport del Comune di Loreto, oggi qui a Villa Musone questa bella manifestazione, la prima frazione del Giro delle Marche in rosa, bella partecipazione, la corsa interessantissima fino alla fine e una giornata di festa di questo settembre che non finisce mai di stupirci. Assolutamente, hai detto tutte cose giuste, noi come Comune di Loreto siamo sempre vicini allo sport e a questo tipo di manifestazioni sportive, per cui non possiamo far altro che ringraziare la Board to Wind per questa stupenda manifestazione e per averla portata sulle nostre strade. Un ringraziamento anche perché oggi organizzare una manifestazione di questo genere con tutte le nuove norme non è affatto semplice, quindi ancora complimenti. E adesso si pensa anche a quello che sarà il futuro.
Giro delle Marche in rosa, che non è la prima volta che parte e arriva da Villa Musone, avete in mente qualche altra iniziativa? Ma assolutamente, noi siamo contentissimi che questa tappa abbia fatto di nuovo tappa, scusate il gioco di parole, qui nelle nostre strade. Io mi sento di dire arrivederci al prossimo anno per questa manifestazione, nel frattempo siamo sempre accoglienti verso nuove proposte. Roberto Baldoni, Born to Win, organizzatore di questa prima tappa del Giro delle Marche in rosa qui a Villa Musone, 94 partenti, una bella gara, incerta fino alla fine, ragazza che non hanno lesinato gli sforzi, era quello che volevi. Beh sì, comunque la manifestazione è stata organizzata molto bene, abbiamo fatto due bellissimi passaggi a Loreto, che erano anni che non riuscivamo più ad organizzare una manifestazione così, ci siamo riusciti, siamo molto contenti. La partecipazione è una partecipazione comunque soddisfacente, considerando che in contemporanea ci sono due grandi manifestazioni internazionali, una i campionati europei e un'altra una manifestazione in Francia, dove ha portato via comunque qualche partente, però comunque abbiamo avuto un'ottima qualità che ci permette di essere molto contenti. Born to Win, che ha conquistato per la prima volta in stagione anche un podio con Alice Palazzi, ed è importante. Beh, diciamo che ne abbiamo conquistati più di un podio, comunque Alice oggi ha fatto una bella grande gara, supportata bene da tutte quante le sue compagne di squadra, in salita ha saputo tenere il ritmo delle altre più forti, quindi si è praticamente portata al traguardo, non essendo proprio velocissima, comunque ho conquistato un buon piazzamento. L'amministrazione comunale sempre vicino alla Born to Win, questo è importante, abbiamo visto l'assessore allo sport prima alla premiazione. Sì, l'amministrazione è sempre stata sempre molto vicino a me in tutti questi anni, quindi sono molto contento e molto felice di portare avanti questo progetto comunque di promozione del territorio, Loreto è stato sempre molto presente in questo. Domani completiamo il tutto ad Offida. Sì, beh, Offida è sempre un po' l'occhiello, il fiore all'occhiello, diciamo, di tutto il nostro progetto, e quindi oltre Loreto c'è anche Offida, che oramai ci supporta da 4 anni, e quindi siamo molto lieti di essere in una città dell'Ascolano con grandi tradizioni sia ciclistiche che non, comunque siamo molto contenti di essere là.